Ciao ragazzi, allora Angelo Rito, il coreografo, loro sono il gruppo? Artem. Ieri sera una bellissima coreografia, sul palco eravate in quanti? In 13 preciso. 13 sul palco, il coreografo giù abbiamo visto che in fondo si sbracciava, diceva bravi, forti. Ho sentito. Bellissima coreografia, vuoi descrivermela un po' di che cosa si tratta? Sì, assolutamente, comunque è un mix, cioè nel senso rappresenta un po' tutta quasi la storia della danza caraibica, insomma, no? Prende un po' il mambo, un po' il cabaret cubano, un po' il jazz, la bacua, un po' di diversi stili che riguardano un po' la cultura latinoamericana, afrocubana e quella newyorkese, quindi è un po' un mix. È durato un bel po', quanto dura questo show? 5 minuti e 5-8, 5-9. Sono 5 minuti e 9, è tantissimo su un palco, immagino quante ore avete lavorato per questo show. Quante? Un bel po' di ore, quindi... arrivavamo di sessioni anche di 5 ore consecutive, eravamo distrutti a fine serata. Da quanto tempo vi dedicate a questa coreografia? Da prima dell'estate, quindi sono circa 5 mesi. 5 mesi per una coreografia, venite da ogni parte, credo che siate di ogni parte d'Italia, tu sei di dove? Di Napoli. Qui siamo tutti di Napoli, poi ci sono altri di Taranto, Roma. Ok, però qui siamo tutti di Napoli, quindi l'abbiamo detto prima, forza Napoli, va bene. Allora, questa è una coreografia, mi ha raccontato il vostro coreografo che racconta un pochettino la storia caraibica. Ci sarà qualche pezzettino che più ti aggrada, per esempio a te? Sicuramente il finale, che è tratto da Monty, e della coreografia secondo me c'è quando c'è l'esplosione proprio del pezzo, è quello dove io personalmente sento più il trasporto. Bene, questa è una bella definizione, lui sente di più il trasporto per quel pezzettino là, chissà voi qual è il miglior momento, qual è? Ma personalmente il miglior momento per me è nella parte della bacua, perché comunque ho sempre... Perché così tutte le donne, le donzelle lo guardano, fa il figo, è quello il senso, non la bacua, è quello il senso. La bacua però il senso è che deve fare il figo e si deve far vedere. Ecco. Vabbè, noi confondiamo tutti questi stili, c'è chi vuole fare il figo, chi è più sentimentale, chi ha dato più tanto sacrificio. Signori, voglio dire, uno show del genere merita tanta dedizione, però a me... fa un po' ridere quando si dice è un lavoro di tanto sacrificio, cioè la danza è qualcosa che uno ama, è passione, quindi diciamo che questo sacrificio è veramente ripagato poi quando siete su quel palco, vero o no? Allora adesso vi domando, il Milano International Festival che cos'è per voi? Il Milano International Festival per me è un congresso, il top dei congressi. E salire su quel palco è un sogno. E voi sapete bene che questo è una manifestazione dove partecipano grandissimi artisti. Voi avete già ballato su palchi internazionali? Sì. Avete già ballato? Sì, su qualche palco internazionale. Io personalmente ballo da poco sui palchi, però già abbiamo calpestato qualche palcoscenico, però come il MIF con questo cast artistico così forte e vedere ballare anche dopo di noi dei veri mostri è stato un onore. Mi piace la definizione mostri, perché no, perché lo sono veramente. Comunque tanta intensità, tanta energia, avete notato il risultato? Non lo chiedo a lui perché è troppo emozionato, perché era troppo partecipe, forse non se ne è accorto. L'avete notato? Noi l'abbiamo registrato. Un applausone. È vero, io ero dietro lì, mi sono andato a mettere apposta dietro, e l'emozione più grande è quando la gente non ti conosce e tu senti che la gente comincia a metà show ad applaudire, sente quello che fai, sente l'energia, si emoziona, e quindi per me il lavoro dell'artista, del ballerino è emozionare la gente, e quando tu fai quello, okay. Per me è il top. Allora abbiamo praticamente concluso l'intervista, poi ve la distribuiremo. Questo è il MIF 2015, voi vi augurate di essere nel Milano International Festival 2016, giusto? Sì. Allora facciamo un bel saluto. Il numero di telefono lo trovate su Daniele Borelli, su Facebook, chiedete. Ok, allora salutiamo il 2015 e speriamo in un 2016 radioso come questo. Lo salutiamo così, 1, 2, 3, Agua!